ritardo che molto probabilmente chiuderà a Benevento. E visto insomma visto che abbiamo ritardato, iniziamo subito il nostro programma. Presentiamo nell'occasione questo progetto Saperi e Sapori di Italia Precanica, che è un progetto che segue il primo intervento di una presentazione di un libro che nasceva nello specifico intento di unire l'area precanica con tutta la città che si conserva ancora nella provincia di Reggio Calabria, quindi coinvolgendo quelle che sono le testimonianze dell'antica Magna Grecia e soprattutto i centri di tradizione bizantina nella nostra provincia. E passo subito la parola all'assessore Mario Candido, che è il promotore di questo progetto, in quanto dal 2011 si occupa di questa ormai sparuta minoranza che sta appunto nella Promonte meridionale. Benvenute, grazie a tutti. Io mi scuso per il ritardo, io normalmente sono preciso, anzi anticipo sempre i tempi. Purtroppo non tutti siamo nello stesso pensiero, diciamo, ragioniamo così. Io sono che i tempi li anticipo, quindi preferisco essere mantenere gli orari stabiliti dal calendario. Quindi mi scuso con tutti voi. Il Presidente, come diceva prima il professor Pasquale Faenza, mantiene questo ritardo e speriamo di averlo alla fine dell'evento per portare il saluto a tutti i presenti. Mi dovete scusare, però io ho un problema serio perché proprio questa notte mi è venuto una cara persona, quindi molto probabilmente sarò un po' emozionato, ma non per qualcosa, proprio perché c'è questo lato negativo, però io ho voluto mantenere lo stesso la presenza, perché questi eventi devono essere confortati dalla presenza, perché i sentimenti molte volte chi assume una carica istituzionale deve anche avere il coraggio di metterli da parte, e sono qua con voi per parlare di questo progetto Saperi e Sapori, che già dal 2011 abbiamo fatto per la prima volta e che oggi, dopo 3 anni, continua con lo stesso intendimento, che è quello di dare voce a una cultura minoritaria che stava scomparendo e che non aveva avuto da parte della politica l'attenzione dovuta, e penso che il sottoscritto, il settore e tutta l'amministrazione l'Alfa ha cercato in qualche modo di riprendere questa situazione e di dare minimo di possibilità a che questa cultura dell'area meccanica abbia la risonanza che spetta, perché tutti noi sappiamo che addirittura dalla lingua meccanica è nato anche il nome Europa, se non sbaglio, mi sembra di sì, e quindi questo è per noi un momento di orgoglio e di grande soddisfazione per avere a distanza di 2000 anni ancora la possibilità di parlare di una lingua minoritaria e quindi di una cultura, in questo caso la cultura greca. Io vorrei leggere queste 2 pagine, perché nelle 2 pagine sono sistemati in modo ordinato per avere il senso di ciò che è stato fatto e che si farà come settore delle minoranze linguistiche, e quindi
se non li leggo qualcosa mi può sfuggire, quindi potrei uscire fuori dalla, e portarmi, come si dice, fuori strada, e preferisco non farlo sperando di non perdere la, qualche rigo, perché sono veramente fortemente emozionato. Mi scuso. Dicevo, tutelare la lingua e la cultura dei greci di Calabria è una sfida che non possiamo e non dobbiamo permetterci di perdere. Trasmettere questa cultura antichissima al futuro è il dovere. Questo patrimonio che abbiamo ereditato dai greci e dai bizantini non è solo nostro, ma è dell'intera umanità e rappresenta quanto di vivo rimane della civiltà sulle quali si basano le fondamenta dell'Europa, della democrazia, della filosofia, del bello e poter continuare per noi. Dobbiamo sentirci fieri del fatto che la provincia di Reggio Calabria conserva dopo 2000 anni la cultura greca che ha dato origine alla parola Europa. Questo patrimonio culturale, che è solamente geografico della regione ionico meridionale, ha preservato, deve essere tutelato e valorizzato, impiegando gli sforzi non solo del mio assessorato, ma di tutti i miei colleghi e di tutta la regione. Ho avuto modo di studiare il caso delle minoranze linguistiche greco-calabre da quando nel 2011 ho ricevuto l'incarico di assessore delle minoranze linguistiche della provincia di Reggio Calabria. La prima cosa che ho compreso è che tutelare questa cultura minoritaria significa ridare quel senso di appartenenza a una società rurale che la modernità ha quasi del tutto cancellato. Il comune della provincia di Ionica Regina, riconosciuto dalla legge 482 del 15 dicembre del 99, come parte dell'isola linguistica greca, la cultura tradizionale ha infatti subito non solo l'umiliazione delle migrazioni, ma anche una forte discriminazione da parte della cultura dominante. Circostanza che ha comportato la perdita della stessa lingua tradizionale in molti centri greci. Per anni i greci di Calabria hanno provato imbarazzo ad esprimersi in greco o a manifestare la loro tradizione culturale. Sono negli ultimi tempi, anche grazie alla legge nazionale, che lo Stato tutela le minoranze linguistiche presenti in Italia, si notano dei segni di riappropriazione della propria cultura e della lingua. Ma ciò non basta. E quanto ad oggi è stato fatto, forse è buono solo tanto, o meglio forse poco, di fronte alle problematiche che interessano la vita cambia. E qui desidero evidenziare con forte rammarico gli sforzi inutili che il sottoscritto ha messo in atto e che non trovo nessun riscontro di sinergia e di cooperazione a causa di contesto culturale non confacente ed appropriato da parte delle istituzionali più rappresentative, che bloccano ogni iniziativa, ogni programma di azione seria. Ognuno pensa al proprio orticello, rinnegando e disconoscendo l'esistenza di un intero e meraviglioso territorio della Regrecanica, che ha la necessità di essere tutelato nella sua interezza e non in modo parcellato. Questo consentito è uno sfogo legittimo e maturato. Da quando svolgo il ruolo di assessore alle minoranze storico-linguistiche, ho capito che la prima cosa da fare era strutturare nelle comunità greche il senso di appartenenza per tutti. E questo è il primo passo per ridare ai greci la fiducia nella loro stessa cultura, nella loro terra e nella loro stessa tradizione. Dobbiamo obbligatoriamente invertire la rotta e puntare a fare dell'area greca una isola non solo linguistica, ma un modello di conformazione integrale. Noi non possiamo limitarci a salvare una lingua se non tuteliamo il paesaggio, se non ci vediamo, se non prendiamo cura dei monumenti, delle opere d'arte e delle realtà contadine che sono l'anima della Spromonte greca. Nel mio piccolo ho cercato di programmare interventi su quattro fronti principali. Primo, la strutturazione di un piano di rivitalizzazione della minoranza storico-linguistica greco-calabra a fine di stimolare il recupero identitario della comunità. Secondo, una destagionalizzazione del turismo nel territorio.
puntando al fare della cultura precaria un volano turistico. Terzo, recuperare anche grazie alle figure degli sportellisti linguistici quanto ancora rimane della cultura greco-cani. Una delle iniziative sarà quella già progettata nel restauro del Museo della Città Contadina di Bologna, con il coinvolgimento della sovrintendenza per i beni storici e artistici della Regione Calabria. Quarto, sostenere e valorizzare non solo le associazioni che si occupano della lingua, ma anche le aziende agricole, le botteghe artigianali e i gruppi musicali che da anni sono passati a Stordino, pur essendo i primi protagonisti di questo patrimonio culturale. Sul fattore turismo, credo che sia fondamentale inserire l'area organica all'interno di un percorso turistico e culturale che valorizzi l'intera città presente nella provincia di Reggio Calabria, unendo la cultura dei greci di Calabria con le testimonianze archeologiche della Magna Grecia e i centri di origine bizantina. Su questa scia si pone la guida dell'Alto Viaggio, e voi avete la possibilità, vedremo dopo se quella di poter ricevere in omaggio. Siamo su questa l'Italia della Via Grecia che abbiamo presentato a Roma nel mese di novembre del 2013 e che ha riportato tanta risonanza e attenzione sul territorio, che oggi vogliamo fare un omaggio, è presente con la collaborazione del dottoressa Maria Reggio, che poi farà il nuovo intervento. Inoltre, è stato finanziato un progetto dal titolo I Glossa Greca, la lingua grecanica, progetto di valorizzazione della lingua e della cultura grecanica. Nel programma è previsto una mostra itinerante sui greci di Calabria, che partirà il giorno 24 giugno di quest'anno e toccherà San Emilio Corona, capoluogo culturale degli albanesi in Calabria e guardia piemontese, roccaforte della lingua occitana. Questo perché, di comune accordo con le comunità albanesi e occitane, puntiamo a creare un itinerario turistico che comprenda tutte e tre le culture linguistiche, a creare un itinerario turistico calabrese. Pensate, sarebbe un itinerario unico in Europa, in quanto la Calabria è la sola regione a vantare la presenza di gruppi linguistici minoritari. La stessa mostra sarà poi esposta qui nella sala esposizione della provincia dal 23 luglio al 7 agosto e quindi tutti i turisti che visiteranno Reggio e la nostra provincia potranno visionare questa mostra itinerante e tutto ciò che riguarda la cultura e la storia di questa minoranza. A tal proposito desidero anticiparmi la grande determinazione intrapresa insieme alla Fondazione dell'Aria Grecanica recentemente costituita, all'assessore Mario Caligiuri, alle minoranze albanesi occitane, a candidare le minoranze calabresi ad essere riconosciute quale bene umanitario e universale dell'UNESCO. Si sta vagliando la scelta degli esperti per assegnare la progettazione. Su di questo io sono molto fiducioso. Il lavoro di grande sinergia e collaborazione con l'associazione Assistenza sul Territorio, il Centro di Coordinamento dei Calabro Greci, ho chiesto ed è stato presentato un progetto che esportasse la cultura grecanica in Europa. Il progetto è stato presentato ed è denominato Un'identità per lo sviluppo. Vedete com'è la cultura, quindi lo sviluppo, quindi l'economia e il turismo. È tutto un programmare e una sistemare dei tesselli per far avere un ritorno vigente di economia nel nostro territorio. Dicevo, un'identità per lo sviluppo, dall'area calabro-greca all'Europa, speriamo bene, ho scritto qua una punta esclamativa perché io spero che questo progetto sarà finanziato, perché è una cosa, io ho avuto la possibilità di dare un'occhiata e leggerlo, ed è veramente strutturato ed è molto molto importante. Sul tema del patrimonio culturale grecanico c'è veramente ancora molto da strada da fare. Manca un catalogo completo sull'identità dei beni etnografici, materiale e immateriale. Mentre riguardo il restante patrimonio culturale non vi è una programmazione di tutela comuni tra i centri grecanici e gli enti competenti. Da qui l'esigenza di avviare con gli sportellisti la catalogazione dei beni etnografici presenti nell'area grecanica nei musei della città contadina, nell'ambito di un progetto che prossimamente spero che con l'aiuto della regione
vengono coinvolte e verranno anche coinvolte verso sovrintendenze. Infine, ma non per questo meno importante, abbiamo svolto con il mio staff una serie di interventi che hanno stimolato eventi culturali coinvolgendo i gruppi musicali, le botteghe artigianali, le associazioni locali e cooperative di gioco. Tra queste anche la cooperativa Sateroi, che ha organizzato il progetto del Sapere e Sapore che oggi stiamo e sarà presentato. E questo progetto è rivolto prima di tutto alle aziende enogastronomiche del territorio, dalle quali abbiamo acquistato in alto questo concetto, perché fino adesso sfuggiva. I prodotti vengono acquistati direttamente dalle aziende e vengono poi utilizzati nei vari ristoranti in Italia. Adesso si è partito con 4 città importanti, abbiamo già richieste di molte altre città che vogliono e ci stanno chiedendo di poter usufruire di questi prodotti per anche loro fare una serata nei loro locali e divulgare quelle che sono le nostre particolarità, i nostri prodotti. In tutta Italia insieme alla cultura tradizionale, di cui sono portatore. Le antiche ricette dell'enogastronomia greca sono state elaborate in chiave moderna grazie alla collaborazione dell'Istituto Alberghiero di Montefiore, i quali non solo hanno avuto modo di lavorare con la tradizione, ma anche di conoscere più da vicino i sapori della cultura greca, partecipando attivamente al processo di produzione culturale. E di questo ringrazio di vero cuore la dottoressa Carmen Lucisano, che è dirigente scolastico del Sud Teochino di Polo Marina e del suo alberghiero di Montefiore, con la quale abbiamo subito condiviso in modo sinergico le iniziative intraprese per coinvolgere i ragazzi e lo stesso. Grazie dottoressa. Sono sicuro che la popolazione locale possa intendere la cultura greca come una risorsa, solo se coinvolta in prima linea e se direttamente partecipe al programma di tutela e valorizzazione della cultura greca. Io vi ringrazio per avermi sopportato, questo era quanto dovevo notificare, perché è tutto ciò che in questi 2 anni e mezzo è stato fatto, è stato svolto e quanto si dovrà svolgere negli anni successivi. Adesso passo la parola alla dottoressa Maria. Assessore, se possibile, usare di meno la parola greca, perché non esiste. Esistono gli ionici e i greconi. E i greci sono quelli di Vatican. Grazie, dottore Gerard. Non ce la faccio più ascoltare, questa canzone mica quelli. Va bene, assessore? La prego di non interrompere. Ma non mi consente a nessuno. Sono già da 20 anni che ho parlato grecano. Avete un caso nuovo. Ma se è anche il popolo, va bene, noi parliamo di greco. Non dovete usare la parola grecano, che offendete noi, che parliamo la lingua. Non è vero, grecano. Non vuol dire niente, non dico io che sono un greco e basta, non usiamo la parola greca, ma non esiste. E mi scusi, guardi, e erano i 14 comuni che avete inserito, non esistono, sono soltanto dei ladroni. Mi sembrava che il professor la parola denuncia io, condivideva bene questa cosa di a me mi dispiace parlare così, perché non vorrei nominare, però sono stufa di dire le cani. Devo dire che tutta la sera, per favore. Il dottor Rosea è un appassionato di cultura. Grazie, ci ha pure seguito a Roma. Però non usate greco. E la cultura greco calabra. Ho perso la mia identità, che tra poco, dicendo greco. Una cosa che voglio sottolineare è questa. Ed è una cosa che era già emersa anche nel discorso dell'assessore. La cosa interessante delle culture dell'astro montegreco è che ancora oggi la cultura non vive soltanto nella lingua, ma vive proprio anche nel temperamento. E il signor Pizzera è un esempio, nel senso che noi siamo greci, quindi siamo sempre molto Non c'era, va bene.
le daremo tutto lo spazio possibile. Faccia finire il tuo progetto perché mi piace particolarmente tanto. E la cosa interessante è questa, che l'area organica si è sempre parlato di creare sinergie. In realtà, se noi studiamo bene quella che è la nostra cultura, che è appunto quella greca e quella bizantina, ci rendiamo conto che secondo me noi dovremmo ribaltare la cosa, quindi valorizzare gli elementi individuali, quindi valorizzare quelle che sono le culture del campanile, perché questi piccoli centri oggi si posizionano un po' come delle piccole polis, quindi sempre in guerra tra di loro, che amano proprio valorizzare quello che è la cultura del campanile. Quindi forse noi più che fare rete dovremmo cercare di, questa è una politica veramente per cercare di creare una chiave di cultura, dovremmo incentivare questa visione. Quindi io da 12 anni per me è spontaneo dare del cardolo al Corno Furioto, quindi perché quindi la rivalità con il paizitano è una cosa quasi spontanea, quindi forse noi dovremmo, così come si sta manifestando il dottor Lucera, proprio incentivare queste, non vi dico divisioni perché forse non è il termine appropriato, ma lavorare su questa cultura greca che è sempre stata molto religiosa e noto a tutti la contesa che c'è sempre stata tra la polis di Reggio e la polis di Locri. E giustamente la legalità segna il confine, probabilmente la Primara della Mentorea o la Primara del Palizzi hanno segnato questo confine, quindi se questa cultura rimane lì, non rimane oggi solo nella lingua ma rimane anche nel testamento. Quindi questo diciamo del professor Lucera diventa un po' un'introduzione a questo mondo greco che fortunatamente persiste e quindi io occupo veramente spazio, la ringrazio, cioè, approfondiremo questa cosa perché giusto per lei è un esempio di come sono i greci di Calabria e passiamo a quello che è la presentazione del testo e l'altro viaggio che come vi dicevo prima era pensato per riunire insieme tutta la grecità che si conserva. Questo perché? Perché i greci di Calabria non sono una minoranza etnica ma è una minoranza linguistica, nel senso che noi siamo eredi di tutto quello che prima c'era nella Calabria greca e bizantina, quindi diciamo che è una reliquia vivente di un patrimonio che prima apparteneva a tutta la regione. Quindi passo la parola alla dottoressa Reggio della sovrintendenza dei beni paesaggistici di Reggio di Boia. E rimarcando un'attenzione che era nel discorso dell'assessore, quello che secondo me la minoranza linguistica deve avere una certa attenzione da parte di tutte le sovrintendenze, perché quello che si va a tutelare non è semplicemente un normale patrimonio, ma è qualcosa che va oltre la testimonianza architettonica, oltre la testimonianza archeologica. Quindi qui io lancio questo appello di cercare di creare in questo senso, almeno nelle istituzioni, una sinergia per una difesa integrale del territorio, quindi maggiori vincoli, perché se perdiamo il paesaggio, perdiamo la cultura rurale di questa comunità. Quando l'assessorato alle minoranze linguistiche della provincia di Reggio Calabria elabora il piano di valorizzazione del patrimonio culturale grecanico, individua tra le tante attività previste un itinerario culturale e turistico da presentare attraverso un prodotto editoriale che sia la guida nel senso più completo del termine del territorio della Calabria greca. Da qui nasce il libro L'altro viaggio, itinerario nella Calabria greca, opera dell'autore Pasquale Faenza, arricchito dalle splendide foto di Enzo Galluccio, edito dalla casa editrice Attenti Cosenza. L'autore Pasquale Faenza, nato a Vova, nel cuore del territorio grecanico, attento conoscitore per nascita, passione, studi e professione del territorio di cui ci parla, introduce e immerge il lettore fin dalla prima pagina in una scoperta o riscoperta di un paesaggio e di un inedito viaggio altro. Altro perché ci introduce in una realtà, quella della Calabria greca, vicina territorialmente, ma lontana dalla cultura occidentale per tradizioni, lingua, culti, liturgia, usi e costumi che qui si sono conservati e preservati per secoli
in un'interrotta continuità culturale con la civiltà magno-greca e bizantina. Viaggio alto perché ci introduci in un paesaggio forse evitato e comunque non compreso o a margine dei tradizionali itinerari turistici. Per la sua difficile accessibilità, l'impervia morfologia del territorio, la natura aspra. Ma di esso l'autore evoca la bellezza, anzi come lui dice, e citando alcune espressioni prese sparsamente dal testo, la sua drammatica bellezza, data dai massicci montuosi e dai promontori che lambiscono il mare, dalle grandi pietre e dai rotici ammassi che si ergono dal suolo, dalle grotte e dalle sorgenti, dai forti e ripidi crinali tagliati come lame dalle sue mari, dalle sorgenti e dalle foreste millenarie di castagni e faggetti, dalle geologiche nature marine scaglionate a livello sovrapposto, con gli argini colorati di rosa dai fiori dell'oleandro, dalle terrazze degradanti sul Bandonio e dai versanti a picco sul Tirreno, dai galancargellosi, dalle nature di Ginestre e di quelle più piccole dei Bergamotteri, dagli incomparabili panorami del Solettina, le isole Eolie. Con questo territorio si intessono i colori cangianti dell'atmosfera, della macchia mediterranea, del miscuglio eterogeneo di graniti scisti, i profumi dell'origano, della mentuccia e della ripidella, i sapori del miele, dell'aroma di melo, di mandorlo, di fico e di oltre 20 specie di pero, del vino prodotto dai vigneti terrazzati sul mare, perché, ci dice l'autore, in nessun altro posto al mondo l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra concorrono a definire uno scenario così pittoresco e sublime. I caratteri di questo territorio paesaggio, definito nel libro Una penisola nella penisola, una piccola Grecia interitaliana, sono presentati a tutto tondo, in un excursus completo e trasversale delle sue diverse sfaccettature, storiche, religiose, liturgiche, linguistiche, economiche, simboliche, gastronomiche, musicali, ricco di riferimenti archeologici, letterari, mitologici, idiomatici, anche con riproposizione di canti in lingua greca. Si sofferma su ingredienti, pietanze e sapori della cucina greca, che assume spesso significati simbolici e rituali, e non tralascia di raccontarci, nell'ambito delle tradizioni e dei simboli di appartenenza, le consuetudini dall'origine antica e ancora attuali nell'arte e nell'orna. Primo fra tutti, e riprendo anche qui in ordine sparso alcune espressioni dell'autore, il rito del malocchio, protagonista indiscusso dello scenario soprannaturale dell'area precarica. Nell'immaginario popolare dei versanti afro-montani ionici, il malocchio ha un potere infinito. Blocca la fermentazione del mosto, condiziona la cottura degli alimenti, l'abbondanza del raccolto e lo stato di salute delle persone. La convinzione che alcune persone siano capaci di trasmettere il malocchio porta a premunirsi di tutti gli amuleti che il Mediterraneo conosce: peperoncini, santini, colla di capra e di vacca, ai correnti rossi. Ma quando il malocchio è stato trasmesso, bisogna ricorrere alla magara, prima del tempo, a guarire i greci di Calabria. Attraverso riti e formule magiche, le magari attirano a sé il malocchio e lo disperdono con sbadigli ripetuti e costanti. Ho voluto riprendere questi brani per la prosa lieve e velata da un sottile purismo con cui sono scritti. Essa consente all'autore di scrivere e raccontare a noi uomini del XXI secolo una realtà da cui prendere distanze ma che rispetta per la sua matrice storica e quindi culturale. Le consente di uscire fuori dal ghetto di delusione e di arretratezza in cui noi, uomini e donne del XXI secolo, l'abbiamo confinata, proprio perché questa matrice culturale antica non conosciamo. Dopo aver presentato un quadro completo della realtà grecanica, l'autore ci conduce per mano attraverso i singoli centri, individuando all'interno di quest'area i centri ellenofoni, ovvero quelli in cui gli abitanti parlano e comprendono la lingua greca. Di ognuno di essi illustra etimologie, particolarità geologiche e naturalistiche,
tradizioni orali, riferimenti mitologici, vicende storiche, testimonianze archeologiche, architettoniche e artistiche, luoghi di culto e feste religiose, avvicendamenti dinastici, testimonianze tutte supportate da riferimenti documentali e scientifici, ma presentate, cosa anche qui non facile, in una prosa scorrevole, semplice e chiara, che invoglia a continuare nella lettura, ma soprattutto invoglia a partire subito, libro sotto braccio, ad un viaggio reale. Un viaggio che infine si completa portandoci nei luoghi della tradizione spirituale bizantina nella provincia di Reggio Calabria, ma fuori dell'area meccanica. E quindi, tra i tanti luoghi citati, a Bivongi, nella Basilica di San Giovanni d'Arezzo, a Gerace, nella chiesa di San Giovannello, a Stilo, nella Cattolica, a Santa Cola di Tarentino e a San Teresti Nuovo, a Palmi, nella cripta di San Valentino, a Reggio Calabria, nella chiesa ortodossa di Santo Paolo Apostolo dei Greci, a Mantova, nella Basilica di San Nicodemo. E allora leggiamo questo libro e partiamo subito alla vista di questi luoghi. Assaggiamone le pietanze, compriamo le coperte dai colori accostati senza sfumature che riproducono modelli iconografici di tessuti tradizionali. Regaliamo questo libro a parenti e amici. Oltre ad un patrimonio di conoscenze, regaleremo impagabili suggestioni ed emozioni. Grazie alla dottoressa Reggio, è stata veramente gentilissima. E spero che il libro vi piaccia, insomma io ovviamente ho messo tutta la mia passione, e essendo che vivo l'area meccanica un po' come giornalista, perché poi vivendo fuori ho la possibilità di sondare questo microcosmo, mi appassiona e mi piace invece di Calabria, mi piace questa litigiosità come vi dicevo prima. Ora entriamo nel vivo del discorso per presentare quello che è il progetto Saperi e Sapori. Innanzitutto sono contento di presentare oggi questo giorno, il 10 maggio, perché oggi ricorrono due ricorrenze importanti. Il 10 maggio del 1933 a Berlino venivano bruciati i libri non tedeschi, quindi è stata una insomma, delle macchie del fascismo, quindi l'idea che oggi presentiamo un libro di una cultura minoritaria in Italia ci fa sperare che magari le cose stanno, la storia sta volgendo verso altre direttive. La seconda ricorreva il 10 maggio del 1973, quando Pio VI fece un incontro con il patriarca copto e per tentare di abbracciare quelle che erano poi le discordanze con questa chiesa, che ha avuto una sua influenza nell'alto medioevo della Calabria greca. I greci di Calabria sono un po' una stratificazione di culture greche, non dobbiamo sempre immaginare un discorso legato solo e semplicemente alla Grecia, ma riguarda una stratigrafia che appunto parte e abbraccia culture siro-palestinesi, armene, ma anche ebraiche, che nel loro parlare la lingua greca, perché nel tempo antico la lingua greca era un po' come l'inglese di oggi, hanno creato un sincretismo che i greci di Calabria conservano. Per entrare nel vivo del discorso mi presento nell'ambito di quello che sono della cooperativa Satiroi, nel ruolo di cooperativa Satiroi, che è una cooperativa di giovani che lavora nel territorio. Siamo tutte persone che nella gran parte ha studiato fuori e è ritornata nella speranza proprio di lavorare con la cultura greca e grecanica del nostro territorio, calabro-greca, adesso insomma non voglio fare bizantinismi su quelli che sono questi due termini. Devo dire che sono affezionato al termine grecanico perché insomma ho studiato i libri di Rawls, questo termine tornava spesso, ma insomma non vorrei adesso perdermi bizantinismi di questo tipo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di individuare nella cultura il valore aggiunto dei prodotti e delle eccellenze del territorio. Eccellenze che noi abbiamo individuato appunto nel suino d'Erevo di Calabria, qui adesso vi ho portato l'esempio di come veniva attaccato in maniera una volta sul caso, il carciofino selvatico, che forse è una delle eccellenze che solo negli ultimi anni è stata riscoperta, i formaggi caprini, e
qui abbiamo una mutupara, che è una forma di formaggio particolare che si fa nel periodo pasquale, quindi l'IGT di Palizzi, che ha, oltre ad essere buono, viene prodotto nelle vigne più a sud del continente europeo. E vi devo subito dire che quando io dico questa cosa in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, la gente rimane proprio affascinata di questa cosa, che il nostro vino si produce nei versanti più a sud dell'Europa. Se voi pensate alla differenza tra Capo Nord, che in questo momento sta affollatissimo, e quello che è Capo Spartimento, che è appunto il confine dell'Europa, si capisce che dobbiamo fare parecchia strada. E per terminare l'olio d'oliva, vi ho portato qui una palma di bova che, come ben sapete, tanto probabilmente è una delle tradizioni che è nata negli ultimi tempi e vi fa capire quanto l'olivo fa parte della nostra tradizione. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato le ricette tradizionali, abbiamo studiato tutta la cultura, tutto il valore aggiunto di questi prodotti, quindi le stazioni del bergamotto, le varie filastrocche che c'erano attorno a ogni singolo prodotto, e soprattutto soffermandosi anche su quello che era lo studio, per esempio, delle razze autoctone, come per esempio la Carros Montana. Quindi abbiamo scoperto che i greci di Calabria è una cultura che vive specificamente in un mondo rurale, e questa cosa fondamentalmente ha caratterizzato il nostro Aspromonte fin dal Neolitico, fin da quando i primi popoli hanno dedicato tutto alla terra. La stessa cosa è successa con i greci. Sono arrivati i greci soprattutto perché avevano bisogno di nuove terre da coltivare. E così è successo quando poi gli arabi hanno confinato questa cultura in cima all'Aspromonte, quindi hanno confinato questo microcosmo nel mondo rurale. Come vi dicevo prima, cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato sulla cultura tradizionale, abbiamo trovato le ricette antiche del nostro territorio e le abbiamo fornite all'Istituto Alberghiero di Condofuri, i quali hanno rivitalizzato queste ricette, ce ne hanno fornite di nuove, noi le abbiamo date ai dei ristoranti che si localizzano a Roma, Firenze, Torino e Milano, e quindi abbiamo comprato dai produttori questi prodotti, nella maggior parte biologici o comunque prodotti tipici, e dal 24 in poi in queste città poi si potranno mangiare dei prodotti greganici grazie alle pietanze, appunto, e le ricette elaborate l'ho fatto io, mi è rimasta nel cuore questa scuola, e quindi sarà possibile quindi degustare questi prodotti in questi ristoranti. Cosa accompagniamo attraverso queste ricette? Questo volantino che veniva distribuito all'ingresso, che è un volantino in cui vengono individuati i comuni principali dell'area grecanica, una cartina in cui si distinguono i paesi ancora ellenofoni, quindi i paesi dove si parla il greco e quelli di tradizione greca, e dei saggi inerenti, oltre al progetto e quello che ha fatto la scuola, anche dei pezzi specifici alle singole eccellenze, che sono appunto quelle che abbiamo elencato. Questo perché? Perché noi siamo convinti che per riuscire a innescare un processo virtuoso nell'area grecanica, l'unico modo è quello di dare fiducia alla gente stessa. Cioè, piuttosto che partire dalla lingua, vogliamo cercare, e quindi i piccoli, vogliamo iniziare a coinvolgere genitori e piccoli. I genitori dovrebbero capire che la cultura tradizionale è un valore aggiunto ai loro prodotti, quindi potranno venderli molto di più. E questa cosa si è capito nel momento in cui poi abbiamo elaborato alcune ricette, le abbiamo presentate a questi ristoranti e questi ristoranti hanno iniziato a gradirli solo nel momento in cui hanno sentito la storia da cui e il territorio da cui provengono. Quindi un conto è presentare un candito, un conto al bergamotto, un conto è presentare un candito al bergamotto dicendo che quel candito forse la prima volta lo mangiò Carlo V in un banchetto offerto dal cardinale Campeggi. E la stessa cosa vale quando io spiegai che c'erano 50 modi per descrivere una capra nell'area grecanica. Quindi nell'area grecanica si distingue la capra per il tipologia di pelle, il sesso, se è purifica,
e quindi questa cosa mi fa capire quanto il territorio greganico è legato alla ruralità, quindi la difesa di questo territorio è una prerogativa fondamentale. Io passo adesso la parola al Presidente e sempre molto contento ed entusiasto di essere qui oggi con voi, per il semplice fatto che io mi ricordo quando facevo le scuole superiori, e concludo, e venendo da Bova inizialmente pensavo che questo mio rapporto con la città di Reggio era un po' legato all'essere provinciale, poi crescendo mi resi conto che invece ero un greco di Calabria, quindi la differenza non stava tra città e provincia, ma stava proprio tra una differenza culturale. In ogni modo sono più che convinto che il rapporto tra centro e periferia è fondamentale. I greci di Calabria possono vivere una stagione prolifica nel momento in cui ci sarà una campagna di valorizzazione dei bronzi di via acetale, in modo tale che si possa creare quella vera sinergia e quindi dare a tutti la possibilità di vedere le testimonianze del passato e quelle che noi cercheremo di tutelare nel nostro territorio. Grazie. Buongiorno, sì, grazie professore anche per l'introduzione e tra l'altro per le riflessioni. Peraltro pensavo che una volta mi dava considerazione nell'immaginario collettivo l'espressione provinciale veniva intesa la sua eccezione negativa. Invece noi abbiamo sempre voluto interpretare questo ruolo di amministrazione provinciale proprio perché mi veniamo, purtroppo Renzi non la pensa come noi, perché le province sono solo un danno, lo sarà per vero, però riteniamo invece che siano delle risorse per tutti gli enti che come noi si impegnano. E questa è la visione insieme di tutta un'area che ha delle sue peculiarità, come dicevamo noi, l'area greganica ha la sua di peculiarità, altri territori ne hanno delle altre. E voi immaginate, per fortuna ci avviamo verso la città metropolitana, che questa è un'ulteriore opportunità di crescita del territorio. Però ecco, il ruolo di un ente sovradimensionato rispetto ai comuni è soprattutto quello della visione insieme di valorizzare quali sono le peculiarità dei territori e quindi intercettare questo, soprattutto nell'area greganica, una sua identità specifica che è unica per tutta una serie di motivi, anche unica per alcune considerazioni negative, perché abbiamo, come dicevi tu, questa risorsa straordinaria che non riusciamo sempre, come vorremmo, a farla emergere e soprattutto far sì che questa potenzialità diventi comunque, anche in termini di sviluppo economico, un valore aggiunto per il territorio. Quindi lo sforzo che questo progetto che sta portando avanti l'assessore Candido ormai da qualche anno, Sapere e Sapori, allora, l'obiettivo di creare questo binomio che è, diciamo, gusto e tradizione, che potrebbe anche essere sovrapponibile, cercando di valorizzare quali sono i prodotti particolari di quest'area, perché sono delle peculiarità straordinarie, per il Bergamotto che è il simbolo ormai di quest'area, per andare a capire e approfondire dal punto di vista anche culturale quali sono le caratteristiche che hanno rappresentato nel passato, diciamo, una straordinaria opportunità di crescita culturale. Quindi questo percorso che l'assessorato insieme alla dottoressa Porrato, devo dire anche la dottoressa Antanasio, da qualche mese si sta interessando, ma devo dire dà un ulteriore slancio a questo percorso culturale. Per noi è una sfida, ma la sfida bisogna correre in tanti e non bastano solo l'amministrazione. Cioè, devo ringraziare il vice sindaco di Bova, che Gianfranco Marino, che è sempre presente e che soprattutto è propositivo su alcuni percorsi che sono straordinari, soprattutto nell'incentivare e nel credere fortemente di rappresentare un territorio che ha delle sue caratteristiche. C'è il consigliere Paolo Zavettieri, che è figlio di quell'area e che giustamente più di ogni altro riesce a portare avanti le esigenze di quel territorio, riuscendo anche a dare un'ulteriore opportunità di considerazione e di valutazione, proiettandoci verso un futuro che potrebbe essere, se riusciamo veramente a mettere dei tasselli, dei punti di forza su questo percorso, potrebbe essere veramente un'opportunità per rilanciare l'intera area. È chiaro che un progetto culturale come questo non basta, bisognerebbe fare in modo che veramente si scende sul territorio per capire, ad esempio, una valorizzazione dei prodotti tipici, un altro percorso sul quale noi ci stiamo impegnando e siamo convinti che sia veramente l'opportunità sul quale creare sviluppo economico, perché noi anche penso che è anche uno, non dico dei limiti, ma è un punto di considerazione
questo valore nostalgico della cultura. Noi dovremmo fare in modo che non sia solo nostalgia, ma sia soprattutto prospettiva, ed è questo il vero sforzo che dobbiamo fare per cercare appunto di mettere insieme questi tasselli. Non è l'unico progetto, stiamo anche cercando di... pensavo fosse attuale questo. E quindi riuscire in questo percorso per noi è anche una bella sfida, è uno dei tanti progetti. Dicevo, noi abbiamo anche gli sportellisti per le minoranze linguistiche, un altro tema sul quale spesso ci confrontiamo, e dobbiamo anche capire, peraltro ora con la dottoressa Attanasio stiamo entrando nel merito di questo progetto culturale, perché dobbiamo capire il ruolo di questi soggetti, soprattutto in considerazione del fatto che le risorse ministeriali, questo dobbiamo anche dirlo, perché poi tagliano tutte le parti, ma tagliano soprattutto in questo settore, si stanno sempre riducendo, quindi noi ci stiamo facendo carico per quest'anno di 3 figure professionali, il prossimo anno dovranno essere 7, però dobbiamo fare in modo che questo ruolo, che ormai non so da quanti anni viene esercitato, almeno 15 anni, 10 anni, da 10 anni diventi quel valore aggiunto, quel supporto anche di consulenza e di esperienza e anche di miglioramento di quelle che sono le attività anche dell'assessorato. Quindi secondo me è tutto un insieme di identità che possiamo portare avanti. Quindi grazie per questa opportunità, c'è anche il consigliere Francesco Morabito che era presente, ringrazio anche lui, naturalmente grazie a tutti voi. Grazie Presidente, io devo dire che il Presidente ha detto delle cose mirate, e noi che viviamo e lavoriamo nell'area carica ci rendiamo conto insomma di quante difficoltà. In ogni modo penso che il lavoro che noi siamo riusciti a strutturare come cooperativa Satiroi, lavorando proprio sul concetto che vi dicevo prima, perché noi occupandoci di sviluppo rurale abbiamo sempre il problema di unificare i vari produttori per rispondere alle esigenze del mercato, quindi fondamentalmente noi abbiamo sempre poco prodotto. Per ritornare all'indole di prima, che appunto c'è sempre questo problema della litigiosità, di questo forte individualismo, stiamo cercando di puntare proprio sulle piccole aziende, sui prodotti di qualità, cercando di piazzarli su dei mercati internazionali. Cioè noi non vogliamo più pensare di vendere il bergamotto semplicemente per l'essenza, che fondamentalmente è di per sé già una valenza fondamentale, ma noi puntiamo a vendere il bergamotto così come si vendono i tartufi, cioè questo prodotto qui non può valere, cioè, 7 euro la cassetta, cioè ho pagato 7 euro questa cassetta. Questo deve, 3 bergamotti dovrebbero costare 80 euro, come un tartufo, perché è una specificità. Allora noi cosa abbiamo fatto, e qui rientra sempre nell'ambito del progetto, quando noi abbiamo cercato di far elaborare il succo di bergamotto con tutte poi le proprietà, insomma, salubri che ha il bergamotto, abbiamo cercato di coinvolgere anche ristoranti che si occupano di nouvelle cuisine o di cucina contemporanea, voi troverete nella lista poi anche pizzeria, wine bar, e perché puntiamo a introdurre sul mercato il bergamotto sull'uso prettamente alimentare. Quindi fondamentalmente cerchiamo di spingere questo prodotto creando anche delle cassette con un buon marketing, cioè quindi con una buona visibilità. In questo modo riusciamo anche in piccoli quantitativi a inserirci in fette di mercato piccole ma continuative. E una delle conquiste che noi siamo riusciti a ottenere nell'ambito della cooperativa Satiroi è che noi l'anno scorso siamo riusciti a firmare un contratto con IKEA e vendiamo le arance calabrese all'IKEA. Per me questa era una delle più grandi soddisfazioni, cioè era, per me sembra quasi una cosa impossibile pensare che quando io sono a Roma bevo l'aranciata che viene dalla Calabria, e questa cosa siamo riusciti ad ottenerla perché noi abbiamo puntato a lanciare le arance biologiche della Calabria, perché non basta più lavorare solo esclusivamente con il prodotto agricolo, ma dobbiamo trovare oltre a quella che è la nostra tradizione di specie particolari anche la salubrità di questo prodotto, quindi convincere con il valore aggiunto della cultura che gli agrumi possono arrivare sulle tavole portando qualcosa in più, che è tutto il calore del sud, che è questa tradizione che mischia greci con arabi, quindi cioè fare della cultura una risorsa economica.
e io penso che questa cosa gli svedesi l'hanno capita nel momento in cui noi abbiamo parlato di cultura greganica, cioè, quindi siamo entrati in un settore che per loro era completamente ignoto, sconosciuto. Conoscevano benissimo la Sicilia, conoscevano il sud Italia, ma non conoscevano le clementine che maturavano prima di tutto nel territorio precanico, perché sono le frutte che noi riusciamo a pensare nel mercato e quindi arrivare in, cioè essere concorrenti rispetto al mercato siciliano. Io passo ora la parola per... Io pensavo di far intervenire chi più di noi, forse studiando di Paolo Zavettieri, che oltretutto è un consigliere dell'area, un saluto anche da parte tua. Va bene, grazie lo stesso. Io quindi passo la parola a Carmen Pisano, che è la dirigente dell'istituto che dicevo è Euclide di Bova Marina, e di cui fa parte anche l'istituto alberghiero con cui abbiamo realizzato il progetto. E abbiamo conosciuto Carmen Pisano quest'anno con un'iniziativa con il FAI, è stata una bellissima esperienza perché abbiamo potuto sfruttare questo stesso libro per formare i ragazzi, e questa cosa ha subito poi creato una sorta di empatia anche personale, e quindi ci siamo subito lanciati a capofitto coinvolgendo la scuola. La cosa ci fa particolarmente onore perché giustamente insomma lavorare con i ragazzi è sicuramente una cosa fondamentale nel territorio greccanico. Sì, grazie Pasquale, buonasera a tutti quanti voi. Non so perché mi avete lasciato per l'ultima, forse dulcis in fundo, ok? La scuola è presente non solo perché sono presente io, ma perché sono presenti tantissimi insegnanti stasera e anche i ragazzi. Come vedete ci sono le hostess, i ragazzi che poi vi presenteranno qualche prodotto frutto dell'elaborazione culinaria del nostro istituto. Operare a Bova Marina e a Condofuri è sicuramente molto stimolante, ma non è certamente facile. Bellissimi discorsi, ci sono tantissime potenziali da avere, ma proprio perché si tratta di potenzialità a volte ci troviamo proprio con tante argomentazioni, con tante problematiche che quindi presumono e presuppongono che ci voglia molto impegno e molta fantasia e molta progettualità da parte nostra. Sicuramente operare nella scuola è un po' diverso che operare con una cooperativa, con un'associazione o anche fare politica, perché noi abbiamo un imperativo che è quello di essere molto concreti. Abbiamo il futuro dei ragazzi affidato a noi, diciamo in buona parte. Abbiamo il compito della formazione di questi ragazzi, non solo della formazione personale, ma in questo caso anche di una formazione professionale. L'istituto alberghiero in effetti è un istituto professionale riformato ultimamente dalla riforma Gelmini e si è trasformato in un istituto professionale degli servizi enogastronomici e dell'accoglienza turistica. Quindi sono due elementi essenziali, diciamo in un'area particolare come anche questa appunto dell'area greganica, di Reggio di Calabria, più ora non vorrei sbagliare comunque nella lezione. E quindi dicevo abbiamo questo impegno fondamentale. Sicuramente valorizzare i prodotti tipici non è certamente una nostra invenzione, una nostra esigenza. Diciamo che la ristorazione nazionale e internazionale sta andando verso questa direzione. Ultimamente si è concluso qualche giorno fa Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione a Parma, dove si è proprio messo in evidenza questa nuova tendenza che è quella della valorizzazione dei prodotti dei luoghi, dei vari luoghi dove chiaramente ci possono essere delle eccellenze, cosiddette eccellenze, ma sempre con un'attenzione importante a quella che è anche la contraffazione, oppure la sostenibilità e l'internazionalizzazione dei prodotti stessi. Al Cibus di Parma sono stati presentati prodotti particolari, cito il Cibus di Parma perché ha anche partecipato alla provincia di Reggio, con le regine dei sapori mi sembra,
sono stati presentati centinaia di nuovi prodotti, quale le perle di caffè, i bocconcini di culatello, i dadi declinati al pomodoro, il parmigiano da spalmare. Questo per dire che la ristorazione sta andando verso nuove forme anche di fruibilità e che quindi solamente rivolgersi a quello che è la tradizione non basta se non viene innovata e rinnovata con alcuni dettagli che fanno sì che veramente la cucina possa diventare una cucina tradizionale e contemporanea. Sempre il Cibus di Parma, che è una vetrina che precede quella che sarà l'esposizione di Milano, l'Expo 2015, dove veramente le problematiche dell'alimentazione a livello mondiale riceveranno l'attenzione massima. Quindi sempre il Cibus c'è stata con questa bellissima kermesse ormai di cuochi e di chef che sembrano veramente ormai essere protagonisti del jet set praticamente della popolarità dei nostri tempi. Quindi questi sono anche i principi dello slow food. Slow food, anche nell'area dell'agricanica c'è una condotta, la condotta dello slow food area agricanica, che è proprio questa intenzionalità di andare a sperimentare nuove forme di enogastronomia, quindi di ristorazione, che innanzitutto siano buone, quindi una ristorazione buona, cioè che possa piacere a tutti, pulita, quindi ecosostenibile, che non vada a sprecare le risorse del territorio, ormai parliamo di energie rinnovabili, e soprattutto anche pulita e giusta, quindi che non vada a sfruttare in maniera esagerata le popolazioni e quindi i lavoratori. Ecco che interveniamo noi, quindi sicuramente l'Istituto Professionale Alberghiero ha un ruolo importante e determinante nella formazione di questi ragazzi. Il nostro compito, stavo dicendo, è importante, perché bisogna avere chiaramente in evidenza quelle che sono le tendenze attuali, perché altrimenti non vorremmo che la preparazione dei ragazzi si confinasse ad una ristorazione tradizionale che però non avrebbe poi un seguito importante in altri contesti. Ecco perché è contemporanea, ecco perché sicuramente andiamo a prendere con la cooperativa Sagiroi quelli che sono i prodotti sui quali un territorio vuole investire, però ci mettiamo un po' di elaborazione e di creatività personale. Esempio, nell'altra stanza avrete modo di assaggiare dei canditi di bergamotto, no? Al di là della storia che vuole che durante il passaggio di Carlo V per le Calabri ci sia stata questa, io non lo so, leggenda, infatti ho detto non ho parlato di storia, storia che morta, pure lei si mette, no? Ci andiamo. Infatti dico, la leggenda dice che, e noi però, perché non ripete, la leggenda fa parte anche del marketing, no? Di andare a vendere un prodotto e dare un alone di mistero, quindi sembra che questa appunto buccia di bergamotto con una procedura appunto tramandata dagli arabi e si sia capita, e quindi sembra che abbia molto colto il gusto di Carlo Brito. Noi abbiamo ripreso questa ricetta antica, l'abbiamo un po' corretta, voglio dire, con qualche elemento segreto che chiaramente non vi diremo, e quindi vediamo se accoglie o no il vostro gusto. Questo per dirvi che è una scuola professionale, ma i ragazzi devono anche imparare in un territorio quale quello britannico anche a fare impresa. A fare impresa in un territorio come quello non è facile, è un territorio molto bello, come vedete c'è una natura veramente aspra, e tutto questo nei secoli ha creato anche isolamento, è stata anche una terra di emigrazione. Quindi tutto questo significa che noi stiamo investendo su dei ragazzi, stiamo investendo su ragazzi che non sono il nostro futuro ma sono il nostro presente. Questo lo diciamo sempre, perché il futuro ci manda qualcosa di cui non abbiamo certezza, ma il presente è l'unica certezza che abbiamo, e quindi noi stiamo costruendo con loro un presente di sviluppo di un'area che sicuramente ha delle potenzialità. Ma anche parlando di turismo, perché noi ci occupiamo anche di accoglienza turistica, siamo ben consapevoli che nell'area greganica è possibile un turismo rurale, un turismo sostenibile rurale. Rurale che significa che possa veramente andare a prendere e avvicinare una tipologia di turista a quelle che sono le caratteristiche proprie di quel territorio, dove c'è una natura ancora incontaminata, una natura selvaggia, e che comunque ci presenta degli spettacoli, dei panorami sicuramente invidiabili. Un turismo quindi
quindi si vada a occupare soprattutto di una di strutture alberghiere recettizie diffuse sul territorio, un sistema quindi di bed and breakfast diffusi sul territorio, e non pensare a, ad alberghi che possano ospitare 1.000-1.500 persone. E sicuramente non pensiamo che quel territorio possa svilupparsi turisticamente in, in questo senso. Quindi un turismo rurale che possa appunto andare a collegare quelle che sono le bellezze della natura con quelle che sono le caratteristiche enogastronomiche. Noi abbiamo deciso di collaborare con la cooperativa Satiroi e quindi con il progetto anche che sta sostenendo la provincia. Secondo me è importante che la provincia stia sostenendo queste minoranze linguistiche, perché significa che arrivano anche arriva una certa attenzione a dei territori che magari attenzione che non potrebbe o non si è verificata nel tempo. Quindi è giusto anche che ci sia tutto questo. Sicuramente sta a noi andare a convogliare delle risorse e delle attenzioni. Quando parlo di noi parlo di un intero territorio, non solamente di noi, perché non è che siamo solamente noi ad operare su quel territorio. Andare a convogliare risorse e buone volontà per far sì che veramente non sia solamente un autocelebrarsi o ricordare una storia, la storia passata, ma far sì che veramente da lì possa partire lo sviluppo economico di un'area. I ragazzi, con i ragazzi parliamo sempre, facciamo simulazione di impresa, facciamo imprenditoria, cerchiamo insomma di spiegare loro quali sono i caratteri di un'imprenditoria, e diciamo anche che ormai è finito il tempo dei finanziamenti a pioggia o del cosiddetto costo statale, quindi è chiaro che questo settore ancora più di altri può dare le possibilità ad ogni ragazzo di far sì che veramente si diventa imprenditore di se stesso, creare sviluppo, creare produttività, produzione, quindi è chiaramente ricchezza per un territorio, e quando un territorio è ricco non solamente in denaro ma anche in cultura, forse tanti fenomeni anche delinquenziali potrebbero scomparire, no? Forse è nella povertà in generale che si diventa facilmente soggiogabili e soggiogati da forze che magari sfuggono anche al controllo. Quindi stavo dicendo, noi abbiamo accettato questa collaborazione con Satiroi proprio perché ci è sembrato un progetto di concretezza, ci è sembrato un progetto concreto. E pensiamo che veramente quindi i ragazzi possano imparare questa modalità di essere creativi, di inventare, partendo quindi da quelle che sono chiaramente le caratteristiche di un territorio. Io non userei tanto la parola eccellenza, Pasquale, perché voglio dire, le eccellenze ci sono dappertutto, no? Aria Grecanica, la Nata dello Stilano, alla quale sono affezionata, dappertutto ci sono delle caratteristiche belle, positive, prodotti buonissimi. Quindi io parlerei di prodotti che hanno la loro sicuramente importanza e le loro caratteristiche. Sicuramente la sfida è importante che stiamo lanciando, Pasquale, perché è anche vero che la cucina arcanica, grecanica, si pone anche come una cucina di montagna, una cucina molto pastorale, quindi per forza bisogna mettere degli elementi di creatività e di innovazione per far sì che veramente diventi fruibile, e quindi gli stessi prodotti possano diventare fruibili in contesti diversi nel mondo del territorio della Bovesia o della provincia di Reggio Calabria. In questo vi ringrazio della sfida che comunque ci state lanciando, speriamo di essere all'altezza, che non è sempre facile. Noi comunque ce la stiamo mettendo tutta, anche con non solo con la valorizzazione dei 6 prodotti che chiaramente in questo caso questo territorio vuole far sì che diventino commerciabili nell'intera nazione, quanto siamo. Abbiamo proprio delle prospettive importanti, ma ci stiamo anche dilettando a lanciare dei prodotti in linea con le tendenze, no? della ristorazione contemporanea, che siano lactose free, sugar free, tutto free, insomma, free significa, speriamo in questo caso, leggerezza. E niente, cos'altro io vi devo dire, se non che l'impegno nostro è massimo, e mi piace comunque chiudere con una poesia di Angelo Maisano, uno scrittore, un poeta dell'area greganica, che io comunque sto imparando a conoscere.
io non sono come Pierpaolo Pasquale, sono originaria da quelle parti, ma è un territorio al quale mi sto affezionando molto, non solo io ma anche gli insegnanti, perché proprio vediamo che c'è tanto da fare e vogliamo veramente che la scuola sia protagonista di uno sviluppo, quindi della creazione di una comunità, di un'interazione reale, fatta soprattutto di cultura e di buone intenzioni. Finiamo quindi, finisco con queste parole: questo mondo è così grande che non so dove finisce, non vivrò tanto a lungo per attraversarlo, perché percorrendolo tutto sento una grande gioia, che è di vedere innumerevoli cose e mi riempie il cuore. Grazie e buonasera. Io penso che il problema non sta se chiamare eccellenze o tipicità, ma se usare il suffisso greco calabro o recanico. In ogni modo, noi prima di passare a quello che è forse il sunto, o meglio l'esaltazione della musica dei greci di Calabria, grazie ai musicofilia e il coro di Aldo Curneri, volevo concludere con dei ringraziamenti che devo fare al professore Nella e al professore Pangalo che è vissuto al Bagliero, e ai miei colleghi che sono Giusi e Nino di Contofuri, io rimarco sempre insomma i vari paesi di provenienza greganici, e a Marco e a Francesco di Palizzi, al nostro presidente che stranamente, ma non è poi stranamente, è straniero, è cubano, e questo rientra sempre nella nostra tradizione, perché in questa terra siamo sempre stati gli stranieri a creare un po' quell'humus e quello stimolo. Pensate ai greci, pensate ai normanni, e poi al presidente dell'AIA, Rosalino Moro, che si occupa dell'agricoltura biologica, ma prima di occuparsi dell'agricoltura biologica si è occupato dei contadini, che sono l'anima del nostro territorio. Non finirò mai di ringraziare il professor Minuto e la dottoressa Mazzitelli per il semplice fatto la Mazzitelli che conserva nell'archivio diocesano moltissimo materiale orale della nostra crescita calabrese, quindi spero che nell'ambito poi del programma di valorizzazione di risorse che si affrontava venga presa in considerazione questa cosa. Un grazie particolare lo devo dare a Carmela Toscano, che si occupa dell'ambito della commercializzazione di Satiroi e ci ha permesso di seguire tutto questo percorso. Vi lascio adesso ad Aldo Curneri, che farà lui stesso le presentazioni. Vi dico soltanto una cosa: ho sentito l'ultima volta Aldo Curneri nella cattedrale di Nisodia. Pensate, non si sentiva cantare in greco dopo quasi 500 anni, perché dopo che il vescovo Stauriano nel 1573 tolse l'iconostasi e quindi debellò il rito greco per portare avanti insomma la divinizzazione della diocesi, si introdussero gli organi che non fanno parte insomma della nostra tradizione culturale, e quindi molto probabilmente si smise di cantare il greco dal 1573. Averlo risentito nella cattedrale a Natale è stata per me un'emozione fortissima. Sono sicuro che anche in questo posto riuscirà, questo insomma è quasi certo, a trasmettere questa stessa emozione. Grazie mille.